Omlek, buon ritardo, benvenuto a un nuovo episodio della Nozzo Berry Challenge. Oggi è il grande giorno di Ruben, perché oggi è pronto a passare di età e non potrebbe essere più fiero e più spavaldo, non è mai stato così sicuro di sé. Infatti ci sta un po' provando con Aria, ma d'altronde abbiamo anche Rossana che ci sta provando con qualcuno, con Salvatore D'Angelo. E abbiamo anche Crimson che sta amabilmente parlando con Maria D'Angelo, la sorella di Salvatore. E abbiamo qua anche, se non è già scappata, abbiamo anche Anita Wood, ma mi sa che se n'è già andata. Eccola qua, è andata a fare jogging, così, va bene tesoro. E poi vabbè, ci sono anche Jinko e Adakai, perché non si perderebbero mai per niente al mondo la festa dei cibi piccanti, cioè il festival delle spezie. E Jinko sta cercando un po' di rassicurazioni, perché ultimamente si sente sempre un po' tesa quando non vede suo marito. Per cui sì, stasera è in vena di fare un po' la svenevole, no? Di fare un po' di romanticismo, di ritrovare l'affetto che a volte si lascia da parte quando ci sono figli, lavoro, eccetera, eccetera, che a volte si lascia da parte con suo marito. Però io direi che i ragazzi potrebbero... Guardate lui come si sta mangiando con gli occhi la nostra Maria. Mentre Rossana non sembra stare avendo tanto successo con Salvatore, che si è agitato. Sai, io sono un po' orso, per cui a volte, sai, non accetto troppi complimenti. Ma lei vuole diventare flirtante, non è che gliene frega molto, eh. Infatti sta pensando, ma che razza di problemi ha questo? Sono una gran gnocca. Tesoro, l'adolescenza è un po' strana. Io penso, nel frattempo, rivela la cotta, direi che non è il caso, di aver un po' capito che tipo di carattere ha il nostro Ruben. Vedete, si mangia le ragazze con gli occhi, ma quella è l'adolescenza. Lui, secondo me, non cerca legami affettivi di nessun tipo. È per quello che è un romantico seriale. Gli piace l'avventura, ma non vuole legami affettivi, punto. Non perché sia narcisista come Crimson. Tutt'altro, non gli interessa proprio. La sua strada è altro. Ha capito che non gli interessa mettere su famiglia. Vuole semplicemente lavorare e avere successo nella vita, un po' come sua madre. Perché, vedete, lui la sta guardando proprio come se fosse una diva. Mamma, sei grande! Lo so, la nostra Jinko è arrivata a livello 10 della carriera di scienziata. Ci manca solo il Firaxio per finire la prima generazione. E spero di trovarlo off camera, però... Oggi, non appena Ruben spegnerà le candeline, sarà vostro compito scegliere e votare chi sarà l'erede della seconda generazione, la generazione rossa. Comunque, non perdiamo altro tempo, andiamo a divertirci al Festival delle Spezie, per cui chi ha fame, no, tu hai sonno più che altro, allora potresti fare tenta la sfida del curry speziato insieme. Mentre Adakai non ha fame, Jinko sì, ha una fame che se la porta via tra un po'. E quindi io direi che potrebbe assaggiare ramen, mapo tofu con maiale, samosa per vegetariani, i dango anche, il ramen no. Il mapo tofu con maiale sicuramente no. Io direi che si prenderà una porzione mentre Adakai assaggerà del mapo tofu con maiale, assaggia del cibo. Per cui i ragazzi vengono qua, tentano la sfida del curry. Mi piace un sacco gli abiti con cui è cresciuta Aria, la immagino tanto con questi abiti. Poi non so se voi siete d'accordo con me, chiaramente, ma l'avete preso una porzione sì. Chi è che chiama? Pronto? Ciao Jinko? Chiamo per farti sapere che Rieko Suzuki è deceduta. Oh, povera, però non ho presente chi è. In questo momento proprio non ce l'ho presente. E vediamo. Lui che vuol far colpo su Aria.
Tesoro, non ti è andata proprio bene. Guardate come lo guarda Arya della serie. Sì, capisco che vuoi far colpo su di me, però si vede che non sei abituato. Cioè, non glielo dice, però lo pensa. E come? Guardiamo gli altri come se la cavano. Dov'è finito Crimson? Rossana ha una faccia non proprio convinta. E Crimson dov'è? Ah, è ancora qua che deve andare, va bene. Rossana, fammi vedere. La tua amica Anita è un po' in fiamme. Dai, facci vedere. Ah, ma sì, come acqua, nulla di che. Sicura? Però, Ruben ha fallito. Chi è che si è preso una bevanda? Lei non mi pare aver fallito, però, eh? E Crimson? Nemmeno lui sta fallendo. Butta giù senza fare una piega, più o meno. Però no, Rossana ha fallito. Ciao, Morgan. E lei proprio non ce la fa. Vabbè, io direi che si complimenta per lei per aver accettato la sfida. Per cui, vabbè, si lamenta del piatto. E poi, complimentati, qualcosa del genere, Noah. Non si può. Non si può. Colpo d'anca. E tesoro? Il piatto è invisibile. Crimson ha fallito la sfida. Tu tesoro, potresti anche andartene da qualche altra parte mentre tuo figlio cerca di socializzare col gentil sesso. Provoca senza pietà, ma più che altro lo fa con lei, con Anita, per ingelosire Arya, secondo me. Anche perché non è che si guardano come per dire sei il mio migliore amico o mi metterei con te. Assolutamente. Adakai ha resistito il più speziato dei cibi speziati. Ora può vantarsi di far parte dei campioni del curry e ha vinto una bellissima maglietta. La prossima volta che servirà qualcosa da indossare, controlla nel guardaroba. Va bene. Bravo, Adakai. Hai visto, tesoro? Ho vinto la maglietta. Ma sì, ma adesso se mi baci con tutto quel piccante, la lingua mi appassisce. E lui cerca di farle capire che nulla può essere più intrigante di un bacio piccante in tutti i sensi. Per cui, riscaldati con il calore corporeo? Cioè? E bacia? Questa cosa non l'ho mai vista. Oh, ma che carini! Oh, però sei molto calda dopo quel cibo piccante. Sei quasi dolce, come un pasticcino al cioccolato fondente e peperoncino. E la cioccolata calda al peperoncino l'ho già. Senti, cambiati. L'ho già assaggiata. È molto, molto buona. Abiti, cambia abito. Se hai freddo, ti metti qualcosa per il freddo, tesoro mio. Però, ragazzi, sono stanchi e domani sarà un grande giorno. Per cui, io direi che dopo questa serata li manderei a casa. Acquisita l'abilità di ballo per Rossana. Carina. E va bene, basta. Io direi che torniamo a casa e ci vediamo domani col compleanno di Ruben, per il quale ho scaricato un lotto. Spero che vi piaccia, che lo troviate soprattutto adatto a come è fatto lui, ecco. Piccola parentesi, Ginko sta clonando tutto il tristio che ha perché è il metallo dentro cui si può trovare il firaxio, il maledetto firaxio. Sì, bene, bravi. Ok. Va bene, grazie ragazzi. E penso che lo farò un bel po', clona un oggetto. E poi analizzerò i metalli per trovare il firaxio. È l'unica cosa che mi era in mente da fare.
Buongiorno ragazzi, che si dice? Che è il tuo compleanno, si dice. Guardateli che belli. A parte la pianta in mezzo, ecco. Brava Rossana, digli di stare zitto. Guardate che belli che sono i miei ragazzi. Sono tutti e tre diversissimi. Cioè, io davvero non saprei chi scegliere. E quindi oggi faremo festa? Collezione completata! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Il Firoxio! Hai scoperto tutti gli elementi della tavola simiotica! Oh mio Dio, Cinco, ce l'abbiamo fatta! Lutto? Ma che lutto! È un giorno di festa questo, il maledetto Firoxio! Dov'è? Dov'è? Gublek, no. Dov'è quel maledetto? Dov'è? Plumbobio? No. Dove caspita è? Che io lo ammazzo, voglio vederlo per distruggerlo, giuro. Dove caspita è? Ginko, dove hai messo il Firaxio? E... ma no, il Firaxio è qua. Scusate, io avevo già il Firaxio? E mi mancava questo. Ma da quando? Non era esattamente così. Non lo era per niente. Ultimamente sto gioco si è rincretinito. Comunque, Plumbobio, ti è! Abbiamo completato tutti gli obiettivi della prima generazione senza neanche volerlo. Il Firaxio, maledetto. Maledetto! C'era già? Anche se prima non c'era, ne sono convinta. Ci mancava solo il Plumbobio. Ma vai a quel paese. Giuro. Questa è vuota al cineo. Ma non sembra che ci sia dentro niente. Vabbè, insomma, sto gioco è diventato cretino. Allora, guardati un film. Guarda il film attuale. Mentre appunto i ragazzi finiscono di mangiare, di divertirsi un attimo. Lui si sta riprendendo. Però direi che potresti venire anche tu a guardare il film attuale. E poi ci vediamo con questa grande gioia nel cuore. Davvero. Stavolta al compleanno di Ruben, a meno che non crolli il mondo, ma vabbè, non penso, non spero, ecco. Ed eccoci all'Orange Nightclub, anche se è tutto tranne che notte, creato da 72760205, è un locale notturno e mi piacevano i suoi toni arancioni. E anche come è fatto, né troppo grande, né troppo piccolo, è abbastanza arredato, l'unica cosa che ho aggiunto io che non c'era è una macchina per karaoke. E quindi siamo qui al compleanno del nostro caro Ruben, che non potrebbe essere più fiero. Stiamo aspettando che arrivino tutti gli ospiti, lo so, è un'ora strana per organizzare una festa in un locale notturno. Lei poverina con questo naso sembra sempre raffreddata, però è adorabile. E quindi lui ringrazia per la presenza. Ginko ha la torta. Lui... oh, ma che carini! Lui, boh, non sa nemmeno con chi provarci, perché non c'è nessuno qua. Magari può parlare un po' con Aria. Secondo me, se la litigano un po', Aria, i due, chiacchiera degli attori? Ah sì, perché stavano guardando un film prima. Di che era il genere di film preferito? Sentimentale. Eh sì. Sa che dicendo una cosa del genere a una ragazza può accalappiarla. E Ginko? Ginko dice: ma io non ho più l'età per vestirmi così. Lo so tesoro, non ho fatto in tempo a cambiarti gli abiti. Comunque, Adakai voleva baciare Ginko. La bacerà, dirà tesoro. Tu sarai sempre giovane ai miei occhi, sì, anche perché avrà tipo 20 anni in meno di te. E vai, papi! Ma non ti sembra che io sia vestita un po' da lama? Non sono un po' troppo vecchia per restare vestita così? No, tesoro, tu sei sempre uno schianto. E beh, arrivarci all'età di Ginko, così, come lei. E quindi sì, sta arrivando... finalmente un po' di gente, gli ospiti. Per cui io direi che creiamo un gruppo. Lei creerà un gruppo con, diciamo,
gli anziani, tra virgolette, ma nel senso i non ragazzi, ecco, mentre Ruben creerà un gruppo con i ragazzi, per cui forma un gruppo con e praticamente ha invitato tutti quelli che conosceva, ma non conosce tutti. Ah, massimo di 8 sim. Vabbè, lasciamo fuori loro due, tanto posso controllarli io. No, non Ayaka. Perfetto. Allora io direi che andiamo tutti quanti a divertirci qua. Qua però bisogna assumere personale, penso. Assumi un DJ professionista. Gestione della rabbia. L'ultimo consiglio che chiedi da adolescente. A volte divento così furente da non sapere cosa fare. Come posso occuparmi delle cose quando non riesco nemmeno a... Fa un respiro profondo, Ruben. È solo il tuo compleanno e forse potresti essere l'erede di seconda generazione. Però è tutto un forse. Fai un allenamento oppure sviscera l'argomento con qualcuno. Io ce lo vedo più lui a fare un allenamento. Per cui, direi che... andiamo a bere di già, ragazzi? Di già? Sta arrivando un sim per il servizio richiesto da Ruben. Perfetto. Di già bevete? Vabbè, dai, sì, va bene. Vai qui insieme. E vai qui insieme, tutti quanti. Andiamo lì. Ordiniamo un giro di bevande per tutti. Ordina delle bevande di gruppo. Però forse è meglio che prima spenga le candeline. Sapete com'è, adesso è ancora minorenne tecnicamente, per cui forse prima è meglio spegnere le candeline. Però abbiamo fatto qualcosa. Boh. Spegniamo le candeline di sopra, sì. Ginko cara, sfoggia la torta. Questo purtroppo è mezzo ai piedi. Lo mettiamo qua intanto, togliamo una sedia e anzi mettiamo altre sedie qua così chi vuole sedersi si siede. No dai, non esageriamo, bastano e avanzano quelle. Prendiamo la nostra torta e, mio caro, andate tutti quanti qua insieme, idem anche tu, vai qui insieme. E è il grande momento di spegnere le candeline. Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. E sì, il suo compleanno è oggi, anche se tecnicamente non è ancora arrivato l'annuncio, ma arriverà presto. Tu sei appena uscita dal lavoro, tesoro? Facciamo un bel cambio d'abiti. MC Cass. No, non Cass. Sbaglio sempre. Dresser, cambia vestito, ci mettiamo un bell'abito da festa. Grazie, tesoro. E esprimi un desiderio. Sono tutti qua per te. Aspettate, non ci sono luci in questo posto. Accidenti. Voglio una luce bella forte. Va bene con un locale notturno, però per questo momento dove sto andando io voglio una bella luce forte. L'irradiatore. Oh, così è già tutta un'altra cosa. Poi possiamo anche toglierlo. Per cui, tesoro mio, tutta la famiglia dov'è? Ah, lei è in bagno. Ti scappava. Vabbè. E quindi, niente, la nostra Rossana si perderà il compleanno del fratello. Ma l'importante è che ci siano i genitori. Che infatti eccoli qua. E mamma mia, sono così emozionata a vedere lui che diventa giovane adulto. Mamma mia. E potrebbe diventare l'erede? Potrebbe. È sempre un punto di domanda. Allora, per quanto riguarda la seconda generazione, come tratti, abbiamo già romantico, testa calda e l'ultimo tratto, devo cercarlo perché sinceramente non me lo ricordo. Sì, sono sulla challenge. Ho sempre la scheda aperta sul browser, sul telefono.
per cui generazione 2, testa calda, snob e romantico, per cui snob. L'avevo anche già letto sicuramente, ma chi si ricorda? Per cui sì, questo è il nostro Ruben, l'età dei giovani adulti. Ti aspettano le responsabilità vitalizie, le carriere in espansione e orizzonti vasti. Chi ha detto che quando era ventenne non se l'è spassata? Eh già, il nostro Ruben è diventato un gran figo? Eh? Sì? No? Non sei convinto? Cioè, guardate che pezzo, che tocco di Sim che è. Però lui fa questa faccia, sapete perché? Perché si sente strafigo. Oh, guardatelo. Guardate adesso, scusate, adesso sì, che ha un'espressione giusta. Però 5 e mezzo e quindi niente. E subito sta postando su Instagram. Il fatto che ha appena compiuto gli anni, tanti auguri a me, tanti auguri a me, sì, bravo. Però adesso si beve e si mangia la torta anche, per cui prendi un pezzo, nel frattempo non c'è più il gruppo, forma un gruppo. 1, 2, 3, 4, sono diminuiti. Ah, ma ero su Crimson, che scema. No, non festeggia, lascia stare. Ruben. No, il gruppo c'è già. Ok, sono cretina io. Va bene. Per cui io direi che, tesoro, abbraccia. Oh, subito. Lei vuole andare ad abbracciare il fratello, però ha la strada occupata da Maria. Vabbè, io direi che tu non ti mangi un pezzo di torta? Ma non lo so. Ma Ruben dov'è in tutto questo? Dov'è che sei andato? Chiacchiera. Oh mamma santa. Cioè, lui è ossessionato da Audrey. È una cosa allucinante. È assurdo. È proprio. Ma fin da bambino ero ossessionato da lei. Sarà che lei, quando lui ha compiuto, cioè è diventato toddler, no, da toddler è diventato bambino, lei ha posato il suo sedere sulla sua torta, per quello che, cioè, secondo me, ha sviluppato questo rapporto malsano. Non rapporto, questa visione malsana di Audrey. Chiacchiera e va a chiacchierare con Arian, va bene. Però cosa state qua impalati tutti quanti? Qualche problema? Prendi un pezzo. Oh santo cielo Ginko, potevi anche fare a meno, però ci sta deliziando con la nostra sigla. Poteva anche evitare, eh? Fa proprio schifo tua madre a cantare. Lo so, però non la trovi adorabile da ricoprire di baci. Sì, Rossana continua a svegliarsi flirtante. Vuol fare qualcosa di romantico. È una cosa impressionante. Non la ferma nessuno. Adesso, grazie, Ginko, per le tue. Prendi un pezzo insieme. Per averci dimostrato le tue doti canore. Però lui si è seriamente buggato. Dove sei? Tesoro? Non posso debuggarti? MC Command Center. Cheats? Rimposta sim. Dov'è finito? Ah, ok. Dicevo, boh. Ah. E si è sfamato solo reimpostandosi. Va bene. Ruben anche, credo che abbia qualche problema. Ah no, non ha qualche problema. È venuto qua a chiacchierare con sia Aria sia Audrey. Le ha proprio messe in un angolo e le sta intrattenendo, perché sono un po' le sue due fiamme, diciamo. Però lei è troppo piccola, lei è troppo grande. Però guardatelo.
Guardatelo! Come guarda Audrey! Secondo me ci prova. Compra Narnia. Compra un letto per animali. Tutte cose utili in questo momento. Ad Akai. Ecco, fai qualcosa di romantico. Ti pareva? Fai complimenti a qualcuno. Beh, io direi che farei complimenti a lei. Della serie. Complimentati per l'abito, sì. Sai, per l'età che hai, sembri ancora una giovincella. Sei bellissima, Audrey. Sei sempre stata la luce dei miei occhi. E intanto guarda lui, no? E intanto guarda Aria che se ne va. Sì, intanto guarda Aria che se ne va. Sta giocando un po'. Vedete, adesso viene fuori il suo carattere. Per cui io direi una battuta di abbordaggio audace. Ma lei è sposata, non mi ricordo, probabilmente sì, non mi ricordo più con chi, ma probabilmente è sposata. Cioè, fai qualcosa di romantico, l'ha fatto. Ah, ecco. Guardatelo! Ruben all'attacco! Vabbè, è il momento di ballare, per cui veniamo tutti qua a ballare. Balla insieme. E balla insieme. Tu che stai facendo? Chiacchiera con Felipe. Vabbè, possiamo andare a ballare, altro che chiacchierare. Oh, e loro continuano ad abbracciarsi. Va bene, tesori miei, venite anche voi qua a ballare. È il compleanno di vostro fratello, per cui questa cosa va festeggiata. Perché sì, tra pochissimo io vi chiederò di votare. Manca poco alla scomparsa di Akai. No, ma no! In questa giornata felice! Ma no! Che ne dite? Pozioncina per ringiovanire? Ne abbiamo i soldi, altro che se abbiamo i soldi. Io direi pozioncina per ringiovanire. Potremmo anche andare avanti con questa cosa qua. Dai lezione tuo figlio 3 volte, fai in modo che un figlio realizzi un'aspirazione. Figlio, nipote, vabbè, questo non lo vedrà mai. Vabbè, io direi pozioncina per ringiovanire per Adakai. Non sono pronta a vederlo scomparire. Però sono pronta a sapere chi vorreste come erede. Vi ricordo un paio di cose. Guardatelo, guardatelo. È proprio al centro dell'attenzione oggi, è scatenatissimo. Non vedo l'ora di traslocare e farmi un bel viaggio. Purtroppo non potrei fare nessuna delle due cose. Ma vabbè, fa niente. Vi ricordo, stavo dicendo che nel caso sceglieste Ruben come erede, dato che la prima generazione ha terminato tutti i suoi obiettivi proprio in tempo, e dato che Ruben è giovane adulto, la seconda generazione, per cui la generazione rossa, inizierà dal prossimo episodio direttamente. Non cambierà nulla nell'unità familiare, solo semplicemente diventerà lui l'erede, quindi ci occuperemo dei suoi obiettivi, non più di quelli di Jinko, che li ha completati tutti. Guardateli, li adoro. Uno più bello dell'altro. Non potevano fare figli migliori, non potevo chiedere figli migliori da Jinko e Adakai. Sono proprio tanto soddisfatta. Nel caso invece che non vincesse Ruben, l'eventuale vincitore, o meglio, dovremo aspettare che l'eventuale vincitore raggiunga l'età giovane adulta per cominciare la seconda generazione. Per cui se sceglierete anziché Ruben Rossana, la seconda generazione inizierà tra 6 sim giorni, quando lei passerà d'età. Se sceglierete Crimson, la seconda generazione inizierà fra 10 sim giorni. Per cui, buon voto a tutti. Cos'altro dire? Guardate quanto sono legati poi tra di loro. A me dispiacerà mandare due di loro via di casa, però pensavo di tenerli magari un po'. In ogni caso, magari sistemarli, trovare un lavoro ai non eredi, trovare un partner ai non eredi, ma sì, sistemarli un po' in generale. Per cui, in ogni caso, diciamo che non cambierà molto. Ecco, non ancora, perlomeno. Quindi, tra 9 minuti,
terminerà la festa, lei sta pensando, oh, il suo figliolo che è appena diventato un giovane adulto. E direi che termina la festa, premio guadagnato oro, almeno. Sì. Adakai si scatena, guarda che sei vecchietto tesoro. E quindi io direi, bevi un bicchiere di nettare, ti pareva? Che? Tutti qua per favore, vai qui. Vai qui insieme. Direi che adesso è giunto il momento di votare. Quindi ditemi chi è il vostro sim preferito tra Ruben, Rossana e Crimson. Trovate il link per votare, ascoltatemi molto attentamente, trovate il link per votare nella descrizione del video. C'è un sondaggio, per cui c'è un link dove dovete cliccare per poter partecipare al sondaggio. Non accetterò voti di nessun altro tipo, per cui né sotto i commenti, né su Instagram, né su Facebook. Solo lì potete votare, altrimenti il voto non è valido. Non terrò in considerazione il vostro voto da nessun'altra parte se non nel sondaggio. Per cui andate lì per votare, mi raccomando. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così mettete mi piace, commentate, che a me fa sempre molto piacere. Oh. Iscrivetevi se siete nuovi per continuare a seguire questa sfida, perché presto potrebbe iniziare la seconda generazione. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i link di tutte le mie serie, per cui se volete riguardare questa generazione da capo, se volete... Oh, c'è Giorgia! Se volete... presentazione garbata. Se volete guardare una nuova serie, oppure se... volete seguire una serie dei miei amici youtubers, ci sono anche i link ai loro canali, anche loro gamer, per cui tutti molto bravi, andate a controllare anche i loro canali, trovate anche i link ai social. E detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Mamma e figlia si scatenano, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda giornata. Ciao a tutti. Wexlander, Wexlander.